Siamo in compagnia di Massimiliano Pacifico, regista di questo straordinario evento, il Teatro al Lavoro. Massimiliano, Teatro al Lavoro è una bellissima idea, un progetto importante, siamo alla seconda edizione con Tony Servillo. Sì, io ho già realizzato un altro film documentario con Tony Servillo, che è un'opportunità che mi ha dato Teatri Uniti, la compagnia teatrale con cui lui da 30 anni porta avanti la sua attività principale, cioè quella del teatro. E in questo film appunto lo facciamo trasparire, lo facciamo capire perfettamente che per lui il teatro non è, come dice spesso, un'anticamera del cinema o diciamo della vetrina per farsi vedere come in talune occasioni, bensì per lui è proprio la sua passione, la sua vita, e ancora oggi fa 200 repliche l'anno piuttosto che tanti film. Ecco, è una scelta di vita ed è una scelta di campo rispetto a quello che sono i suoi interessi, e io l'ho seguito per circa 3 settimane in la sua ultima esperienza, che è attualmente ancora in scena in giro per l'Italia. L'abbiamo seguito, ma questo film poi diventa piuttosto che un film sullo spettacolo, diventa una riflessione su quello che è il mestiere dell'attore in generale, secondo chiaramente la sua idea di teatro e di recitazione, ma a sua volta secondo la lezione di un maestro a cui fa riferimento, che è Jouvet. Teatro al Lavoro, ma quanto lavoro c'è in questo teatro? Questa è una domanda molto complessa. Il teatro al lavoro si sottintende più che altro che Servillo ritiene proprio che il teatro, il lavoro dell'attore di teatro, necessita una fatica e un impegno e uno sforzo creativo non da poco, e che quindi c'è bisogno non solo di talento, come dice anche nel film, e non solo di passione, ma anche di una forte e rigida formazione. Perfetto, grazie Massimiliano, buon lavoro, in bocca al lupo per il programma. Grazie mille, speriamo che il film venga visto da quante più persone amino questo lavoro. Noi consigliamo a tutti i nostri teleascoltatori, ma soprattutto ai nostri telespettatori, di venire a vedere, perché è veramente un progetto importante.